basta per stasera. Ehi tu, quei soldi che mi hai vinto non erano i miei. Dovevi pensarci prima di metterti a giocare, amico. Sì, ad un ranch nella piana di Creek Crown. Ecco, questo qui è l'atto di proprietà. Il mio ranch contro quello che mi hai preso. Non mi piace vivere in campagna. E poi perché vuoi rovinarti del tutto? Vale il doppio di ciò che ho perso. Vendilo e ce lo giochiamo domani. No, vale solo per adesso. $5,000 contro il mio ranch al primo asso. Beh, d'accordo. Hai perso. Dove sta la mia proprietà? Me ne occuperò domani. Ammazzarti. Non mi piace che mi sparino alle spalle. Bisogna andare a chiamare il giudice. Sì. Ma perché? La ragione è dalla parte tua. Comunque sappi che non mi piace che a Tucson ci siano pistole più rapide della mia. Vuole essere un invito ad andarmene? Già, è così. E se non sono stato chiaro abbastanza, sparisci di qui prima dell'alba. Sì. Un po' d'acqua, per carità, sto morendo di sete. Sì, sì. Presto. Acqua. Acqua. Un poco sulla cabeza, per favore. Bevi piano, amico, o ti farà male. Grazie, signore. Il mio nome è Juan Carrancio. Ti deve aver mandato la Vergine di Guadalupe. No, non l'ho incontrata. Uè, piano, non bestemmiare, ombre. Guarda, questa è terra del santuario di Guadalupe.
Fino a quando l'avrò addosso, il mio corpo e la mia anima saranno salvi da ogni pericolo. Chi ti ha fatto questo servizio? Sono stati due vecchi amici. Mi hanno levato tutto il dinero che avevo, $200. Maledetti ladroni! Ma se un giorno li ritrovo sulla mia strada, gli farò vedere io. Oh, senti, padrone, perché non prendiamo il tuo cavallo e cerchiamo di raggiungerli? No, il mio cavallo è troppo stanco per portarci tutti e due. Ce la faremo sì e no ad uscire dal deserto. Oh, ah, tutta quest'acqua mi farà male. Ombre, per caso non avresti un goccettino d'alcol? Eh? Ehi, fermo! Fermo dove sei, straniero! Guarda che io non sbaglio! Ti credo, ma sta pur certo che neanche Carrancio sbaglia. Guarda lì dietro, su, guarda! Sono anguille che sputano veleno, quelle. Grazie, mi hai salvato la vita. Oh, lascia perdere, ombre. Così adesso siamo a pari. Però se vuoi, aiutami a riacchiappare quei figli di cane e faremo a metà del denaro. Ci stai? Sì, va bene. Anzitutto, però, vediamo di levarci di qui. Sai andare a cavallo? Sì, certo, se mi aiuti a montare. Avanti, forza, coraggio allora. Ah, sei proprio gentile, padrone. Ecco fatto. Ti lascerò al primo villaggio che incontreremo. Ah, dove vai? Sei matto? Maledizione, torna qui! Razza di vigliacco! Torna indietro! Bella gente questi messicani! Io gli salvo la vita e lui se ne va con tutto quello che ho! La proprietà del ranch. Stavolta non mi fregate. Dannati messicani. Carrancio ha ritrovato i suoi vecchi amici. Sempre in giro ridotto così? Sono affari miei, non ti pare? Io mi darei una ripulitina. C'è un albergo là di fronte, guarda. È gente simpatica. Vedrai che ti tratteranno bene. Sempre in cerca di liti, Dingus. Si sbaglia, sceriffo. Ti stavo dando un consiglio. Cerca piuttosto di non scordarti dei miei. Il mio vice te ne sarà grato. Vada tranquillo. I miei amici ed io gli daremo una mano se necessario. I nostri omaggi, giudice. Devo assentarmi per un processo, ma fate che al mio ritorno non debba tenerne uno anche qui per ripulire il paese. Cercate di non dimenticarvelo. Mi sono spiegato? Andiamo, sceriffo. Sempre a suoi ordini, signor giudice Casey.
Finalmente si comincia a respirare in questa città. Ci divertiremo, ragazzi. Senti, sto cercando un ranch, il doppio G. È lontano? Cos'hai a che fare col doppio G? Beh, diciamo che è un affare personale. Sbrigati a concluderlo e vattene via. Spira brutto vento per il doppio G. Dove avete detto che sta questo ranch? Io non ho detto niente, amico. Grazie tante dell'informazione. Ehi, tu, va a avvertire Jimmy. Dove la metto? Lì sotto. Non riuscire però, che il pranzo è pronto. Va bene. A quest'ora Glenn dovrebbe essere già di ritorno. Beh, ci sono 4 giorni da Tucson a qui. Girando il deserto, ma attraversandolo ce ne vogliono solo 2. È vero, ma... Sarei molto più tranquillo se fossi andato con lui. Sì, per lasciarmi qui sola. Sei proprio un bel fratello. Vedi? Glenn! Buongiorno, signorina. Di quanti ettari è il nostro ranch? Ah, vedo che non siete molto ospitali da queste parti. Che cosa vuole? Glielo potrò dire quando il suo cane smetterà di abbaiare, signorina. Signorina? Greenwood. Buono, di buono. Grazie. Non si muova da dov'è. Ma scusi, questa non è la proprietà del signor Glenn. Solamente una parte, è nostro socio. Doppio G. Glenn e Greenwood. È così, eh? Infatti, ma che significano tutte queste domande? Si può sapere chi è lei? Ehi, un momento, lasci stare. Che cosa fa a quella lettera? È diventato matto? Mi dispiace. Il fatto è che il nuovo socio si chiama Clayton. Jeff Clayton. Clayton Greenwood. Suona bene, vero? Ah, ah. Calma con l'artiglieria, ragazza. È tutto in regola. Glenn mi ha ceduto la sua parte. Date un'occhiata, se volete. Dove si trova Glenn? E l'armento che aveva portato a vendere. Era nostro. Che cosa ne ha fatto del denaro? Ma credo che l'abbia persa al gioco. Quando vede un mazzo di carte perde la testa. Te lo dicevo che non bisognava fidarsi di lui. E dov'è adesso? Se io fossi in voi non lo aspetterei. C'è stata una rissa. Lo hanno ucciso? Avanti, rispondi. Diciamo che non ha avuto fortuna. È stato lei, non è vero? Sentite, io non ci tengo affatto a fare il ranciero. Compratevi la mia parte. Lei è un assassino e non ha nessuna parte da vendere. Si guardi bene da toccare qualcosa qui. E quello non conta? Questo lei lo ha rubato e per noi non conta. Vieni. Fuori immediatamente da qui. Fuori, ho detto. Mi hai sentito? Ma non è meglio che ci mettiamo d'accordo pacificamente, ragazzo? Qui non c'è niente su cui mettersi d'accordo. Il doppio G non è in vendita. Avanti, se ne vada. Farò rispettare i miei diritti. Ecco, bravo, in paese c'è un avvocato, si rivolga a lui. Li sistemo da solo i miei affari. Si sbrighi ad andarsene, avanti! Attenta, potrebbe bucarmi la camicia. E non ne ho altre, purtroppo. Guardate un po' chi c'è su quel carro. Mamma, perché dobbiamo andarcene? Taci, Blinky. Tuo padre sa bene quello che fa. Quelli sono gli amici di Jimmy. Gitano, vai ad avvertire il padrone. Non vi muovete, torno subito. Peabody! Come ti permetti di portare via la mia roba? Tutto quello che c'è qui sopra è mio. Ieri ho comprato la tua fattoria e te l'ho regolarmente pagata. Non puoi prendere niente con te. Avanti, ragazzi, scaricate quel carro. È inutile, Jimmy. I tuoi pistoleros non mi fanno paura e non permetterò che si prendano quello che mi appartiene. Non fare sciocchezze. Credo che ti convenga mettere giù quel fucile, Peabody. O finirai per avere delle noie con la giustizia. Che giustizia c'è qui da quando ci sei tu? Sei riuscito a prenderci le nostre terre, costringendoci per paura. Però stai attento, perché prima o poi troverai chi ti darà una lezione. Oh.
Levati di mezzo, straccione. Dici a me? Bravo. Ho conosciuto un solo uomo che maneggiava così la frusta. Si chiamava Rossen e non molto tempo fa si trovava nel carcere di Montana. Tu per caso lo conosci? Per niente, io mi chiamo Jimmy il Nero. E quasi tutta la terra qua attorno è mia. Ah, complimenti. Cosa vuoi? Visto che la terra ti interessa, avrei un buon affare da proporti. Non ho l'abitudine di perdere tempo coi vagabondi. Vattene. E per caso ti farebbe cambiare idea il doppio G? Cosa c'entra il doppio G? Ho deciso di vendere. Ehi, aspetta un momento. Entra. Permetti? Ci tengo a questo cappello. È una vergogna. Non si può continuare in questo modo. Sì, hai veramente ragione, Craig. Oh, buongiorno, Ellen. Buongiorno. Come mai da queste parti? Sentirai. È qualcosa di grave? Ho bisogno urgente di parlarti, Randy. Non qui, vieni nel mio ufficio. Ti mandano da me i Greenwood, vero? No, io viaggio per conto mio. Allora cos'hai a che fare tu col doppio G? Capita che la metà è mia. Mi spiace, devi credermi sulla parola. E quanto pretenderesti per la tua parte? Oh, beh... diciamo $30,000. Hai sentito, Dingus? Uno scherzetto da niente. Non credi di stare esagerando, straccione? Eppure dovrei scucirli se vuoi averla. Ed è convinto anche. Che ne pensate, ragazzi? Per essere così giovane sei un po' troppo... Non so come quell'uomo si sia impadronito dei documenti di Glenn, ma non sarà facile cacciarlo. Perlomeno fino a che non ritornerà il giudice Keystone. In ogni modo, tu sta molto attenta che David non si metta in qualche pasticcio. Se pensa di affrontare Jimmy il Nero, vedi di tenerlo d'occhio. Lo sai com'è fatto David, è un ragazzo impulsivo e l'altro ha la pistola facile. Non ti preoccupare, Dandy, seguirò il tuo consiglio. Ti ringrazio molto. A presto, allora. Oh, Ellen, sei in vena di affettuosità oggi. Addio. Arrivederci. A lei. Abbia quattrini da perdere. E allora, amico, fammi gli auguri, perché io mi ci butto. Non te la prendere, i tuoi dollari sono passati in buone mani. Te li custodiremo bene. E appena ne hai degli altri, fatti rivedere. Buonasera, signori. Guarda, guarda, piccolo il mondo, eh? Purtroppo non ho soldi per giocare. Ma possiedo la metà del ranch doppio G. È qualcosa, no? Secondo voi sentiamo, quanto può valere? Senza grana è inutile che ti siedi, c'è anche troppa gente che vuol giocare. A quanto pare essere proprietario non mi porta molta fortuna. Ma andiamo. Cos'è questa mancanza di considerazione per il signore? Quanto pensi che ti può servire per non sfigurare troppo? Beh, credo che un centinaio di dollari andrebbero bene. Sono pronte, dai capo. Controllale se vuoi. E perché mai?
siamo fra galantuomini, no? O sbaglio? Vedo che non ti sei ancora ripulito, giovanotto. Ci penseremo noi. Grazie. Niente. Apro. Ci sto al buio. Servito. Sì, sì, ci sto. Doppia coppia. Ah, ah, un momento. Non mi intendo molto di poker, ma... Ma come? Se non sbaglio, un full è più di una doppia coppia. Divertente il poker, eh? Signori? Sì, molto divertente. Ma guarda che mi devi dare la rivincita. Sì. Questa volta senza lo specchio, però. È così che acquista le terre il vostro padrone? Ehi, giovanotto! Se vuoi sapere qualcosa sul mio conto, devi chiederla a me. Grazie, ma io non sono curioso. Svelto con le carte e svelto anche con la rivoltella, vero? Sempre a tua disposizione. Sei davvero gentile. Molla quel bicchiere! Ottimo tiro. Penso che ora mi offrirai un altro whisky. Sì, ma te lo devi guadagnare. Dai, forza vecchio, musica, che il nostro amico qui ha intenzione di ballare. Un altro giorno. Oggi non mi va molto, grazie. Veramente. Perché? Non ti piace la musica? Lasciamelo, che ci penso io a smuoverlo. Giusto io, Ehi, salve! Bravo, straniero, sei in gamba. Complimenti. Sono molto contento di rivederti, ombre. Grazie di avermi salvato la vita. Ma che cosa ti prendo adesso? Voglio i miei soldi. Voglio il mio cavallo e tutto quello che mi hai preso. Non ho più niente, neanche un centavo. Ho perso tutto quanto. Stai mentendo! Lo giuro, sulla Vergine di Guadalupe. Ho perso tutto giocando a carte con quell'avanzo di galera che ho appena ucciso. Maledetto! Che bruci all'inferno assieme a tutti gli imbroglioni come lui. Però per dimostrarti che Carrancio non è una mala persona, prenditi in conto questi pochi dollari.
Ma insomma, che cosa vuoi, ombre? Ti giuro che non ho un centavo di più. Sì? E questi che cosa sono, eh? Ma chi me l'ha messo addosso? Chi può essere stato? Questo denaro è mio, l'ho vinto a carta e tu l'hai preso dal tavolo da gioco. Beh, sai com'è, compare, era lì tutto solo e allora io... Ah, e va bene, te lo darò io il modo di ricompensarmi. Già pensato, qui ho visto che c'è una banca dove alla cassa lavora un vecchietto. Io gli mostro il coltello, lui molla il denaro e così ti pago tutto. Non mi piace avere debiti con nessuno, e tanto meno con te, straniero. Ti sbagli, cerca di un altro compagno per le due rapine. Ma tu sei il migliore compagno di tutto il mondo. Vamos, amigo, facciamo il colpo e scappiamo sulle montagne. Ho un rifugio nella più alta cima che esiste. E io ne ho ancora uno migliore. Caramba, davvero, e dove? È qui vicino. Me lo insegnerai, vero? Sì, domani te lo farò vedere, Carrancio, domani. Conta su di me, amico. Tu e io faremo cose grandiose mai viste prima sulla terra. Oh, quanto picchi sono, però, accidenti, quanto picchi sono. David! Oh, David, ti prego, non sarà certamente così che sistemeremo le nostre cose. Immagini forse che qualcuno verrà a difenderci, Helen? Ma se deve essere così, allora è meglio che ce ne andiamo. Inutile. Ci succederebbe quello che è successo a Peabody. Sono dei banditi. Ma non capisci che è quello che vogliono, che tu resista con la forza? Io sono convinta che sarebbe meglio vendergli tutto. No, Helen, questo no, assolutamente. Qui ci siamo e qui dovremo restare a tutti i costi. È a questo che volevi arrivare, amico? No, David. Ti avevamo detto di non mettere più piede qui. Giusto, è nel vostro diritto. Però... la legge prevede che quando due soci non possono mettersi d'accordo... Lei parla troppo di legge per essere quello che è. Non le sembra di esagerare, neanche fosse avvocato. Lo sono, signorina Greenwood. È laureato ad Harvard. Un'idea di mio nonno buonanima. Ma dato che è morto, non esercito, non è roba per me. Ah, che bella cosa, ombre. Con un laureato come te, nessun giudice potrà impiccarci. Allora, vediamo. In un caso come questo, quando due soci non riescono ad intendersi, la proprietà si divide in parti uguali. E questa è la pianta del ranch? Sì. Tira giù i pali, Carrancio. Con mucho gusto, signor letterato. Lavorare per i nostri possedimenti è un vero piacere. Eccomi qua. Che cosa volete? Ah, è molto semplice. A me interessa solamente quello che mi dovete, e cioè il pagamento degli utensili, delle sementi e di tutto ciò che vi ho dato a credito. Al prezzo che ti faceva comodo, però. Ti ho forse proibito di rivolgerti a qualcun altro? E a chi? Se nessuno osava vendermi niente per paura della tua rappresaglia, ma non sono più disposto a sopportare le tue prepotenze. Attento a quel che dici, contadino. Se qui il trattamento non ti garba, perché non cambi posto? Vi darò un'altra proroga per il pagamento. Si può anche aspettare con le ragazze carine. Lo sai, Dingus, hanno avuto un raccolto eccezionale quest'anno. Glielo comprerei volentieri. Al prezzo che ce lo pagheresti ci converrebbe rovesciarlo tutto nel fiume. Chi è che ti ha detto che io non pago bene? Ehi, tu! Ce l'hai con me? Sì, vieni qua. Ho ripensato alla tua proposta per il ranch e sono pronto a darti quanto hai chiesto. Questo è quanto volevi. Dammi l'atto della proprietà. Grazie, non mi interessa. Per la verità ci ho ripensato anch'io e anzi ho cambiato parere, non vendo. Beh, comincia a piacermi la vita del ranchero. Non mi vanno gli scherzi, Clayton. Hai detto un prezzo, ora prendi i soldi e vattene. Hai buone maniere, Ross, ma anch'io. Ne sei convinto? Sono convinto che in vita tua non hai mai visto tanti quattrini. Sì, ed è per questo che voglio vederne di più. All'incirca il doppio. Dannato imbroglione! Hai un aiutante un po' troppo nervoso, amico. Hai perso la migliore occasione della tua vita, Clayton. La prossima volta che ci vedremo non sarà denaro che ti offrirò. Farai bene a ricordartelo. Chi lo sa? Può anche darsi che mi interesserà di più. Ah! Ecco qua. I suoi 30.000 dollari. Vuole il doppio adesso. Ma si può sapere perché ti pago? È più di un mese che ti dai da fare per impadronirti di quel ranch. Oggi, domani, dopodomani. E che cos'hai concluso? Niente. Ecco la verità. Altri sono riuscito a cacciarli via, no? Lei lasci che faccia a modo mio. E vedrà che chiudo anche con quelli del doppio G. Ascoltami bene, qui l'unico che dice come vanno fatte le cose sono io. E io voglio che vadano fatte sino in fondo secondo la legge.
Hai capito? Si accomodi pure, avvocato. Non sarò io a impedirle di seguire i suoi sistemi. Ma se mi permette di darle un consiglio, la finisca presto con Jeff Clayton. O sarà lui a finirla con lei? Con me? Tu dimentichi che io qui sono semplicemente il consulente legale della banca. Finché io terrò la bocca chiusa, naturalmente. Questi sono casi in cui aprire la bocca è sempre un cattivo affare, anzi pessimo. Ricordatelo bene, Jimmy. E lei si ricordi del consiglio che le ho dato? Clayton è un tipo molto svelto. Tanto svelto che prima che lei se ne renda conto, le avrà rubato Ranch e ragazzo. Che c'entra Helen? Non capisco. Avvocato, lei non è un ragazzino e non dovrò certo essere io ad aprirgli gli occhi. Insomma, voglio sapere, è successo qualcosa con Helen? Cosa ha a che fare lei con quell'avventuriero? Sono soci comunque, no? E lui sta sempre lì in giro per la fattoria. E Clayton è un tipo che sa anche essere molto simpatico. Questo è certo. Che devo fare? Credo che questa volta... farai qualcosa che sarà di tuo gusto. Naturalmente tu sai benissimo che coi fiammiferi non si accendono solamente i sigari. Hai sentito? O sei venuto soltanto per salvare la tua parte? Ma se non lo so neanche qual è la mia parte qui. Sono venuto per aiutarvi. Tutta questa però è fatica sprecata. Così non combinerete niente. E cosa vuoi fare? Voglio salvare la casa. Il vento soffia in quella direzione. Se non facciamo presto, brucerà tutto. Venite con me. Su, andiamo. Forza! Bisogna fare il vuoto intorno alla casa. Solo così la salveremo. Presto, avanti, corri, corri! Cos'è successo, Non lo so. È un vero disastro. Che fa qui quell'uomo? Devi gettare l'acqua sulle pareti. Su, muoviti! Ho assunto informazioni ed è un tipo molto pericoloso. Probabilmente un altro amico di Jimmy il Nero. E tutta questa commedia la fa soltanto per ingannarvi. I cavalli! Non lasciarti impressionare. Non vorrei che fosse stato lui ad appiccare l'incendio. Vabbè, via! Via! Oh, oh! Via! 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 Vabbè, via! Oh! Che c'è, Craig? Devo parlarti. Ho una cosa estremamente importante da dirti. Non le pare abbastanza importante che stia bruciando tutto qui? Devi venire assolutamente in banca domani sera. Ti aspetterò. Se è lui, perché non lo denunciamo allo sceriffo? No, è necessario avere delle prove. Ma vedrai che le troveremo senz'altro. Sta pur tranquillo. Me ne incaricherò io. Ale! Via! Via! Ecco, ci siamo riusciti. Resta solo da sapere di che socio sono i danni. Tutto il raccolto è andato distrutto. Era questo che volevano. Eh già. Comunque abbiamo salvato la casa. Poteva andare anche peggio. Peggio? E ora noi come lo pagheremo, Jimmy il Nero? Ci penserai tu? Forse. In fondo esistono sempre i mazzi di carte. Ah, bravo. È tutto quello che le viene in mente? Evidentemente è con questo che è stato appiccato l'incendio. Spero che non crederà che io... Proprio così, invece. Forse è meglio che andiamo un po' a riposare. Non dovevi trattarlo così, Helen. Dopo tutto quello che ha fatto per noi.
Lasciami stare. Craig, ho visto che parlavi a David durante l'incendio. Qualcosa di importante, immagino. È così? Sì, gli ho dato un appuntamento per questa sera. E perché mai? Che bisogno c'era di incendiare il ranch? Io ne ho abbastanza. Cosa ti succede, Craig? Io ero un amico del vecchio Greenwood. E li ho visti nascere, quei due ragazzi. Stai diventando sentimentale adesso. Vuoi renderti conto che quel ranch è il meglio piazzato della regione e che serve a me? Ma se hai già mezzo territorio, non ti basta. Se ne ho abbastanza o meno, lo decido io. Se David si decide a presentare una denuncia, potrebbero venir fuori molte cose. Col giudice Keystone non si scherza. Neanche con me, lo sai. Se queste prove vanno in tribunale, tu sei finito, è chiaro? Ma certo, Craig, però non è il caso di arrivare a questi estremi. Troveremo sempre il modo di fare sì che non... È inutile, Dandy. Ormai ho deciso. E va bene, chissà. Può essere che abbia ragione tu. Ne riparlerò con Jimmy il Nero. Del resto neanche a me piacciono molto i suoi sistemi. E ti giuro che sono sincero, devi credermi. Che c'è? Cosa volete a quest'ora? Vengo da parte dell'avvocato. Per favore, mi apra. È una cosa urgente. Cos'è successo? Salve, signor Craig. L'avvocato ha bisogno urgente di certe carte che lei custodisce nella cassaforte. E siamo venuti a prenderle. Oh! Vai. Guarda che iella. Ecco cosa hanno lasciato quei banditi per il povero Carrancio. Va bene, me li prendo lo stesso. Cosa credete? Eccolo lì, il merlo. Facciamo come stabilito, eh? Ecco qua. Andate pure, ma non esagerate. Signor Craig. Signor Craig. Signor Craig. Muoviti, carogna. Mina, avanti.
figlio, assassino! Ha ucciso il vecchio Craig! Non è vero, io non c'entro! Taci, assassino! Cosa succede? Chi ha sparato? Ha ucciso Craig. Lo abbiamo visto noi mentre cercava di scappare. Gli ha sparato un colpo al cuore. No! No! Sta fermo, vigliacco! Perché lo hai fatto? Assassino! Non sono stato io! Lo giuro! Non sono un assassino! Tu rispondi! Non ho fatto niente io! Sporco bugiardo! Ti abbiamo visto noi scappare dalla banca. Aveva ancora la pistola in mano quando l'abbiamo preso. È tua questa? Ha appena sparato e le manca un proiettile. Io non lo so cosa è successo. Qualcuno mi ha colpito la testa e sono caduto per terra. Lo sanno tutti che avevi bisogno di denaro. Eri venuto per rubare. No, non è vero, no! La cassaforte era vuota. Non sono stato io. Dovete credermi! Era così che pensavi di pagare Jimmy il Nero, eh? Calma, calma! Assassino! Giustizia! Avanti, perquisitelo! Vediamo cosa hai in tasca! Lasciatemi! Lasciatemi! Stai fermo, brutta carogna! Ecco. E questo denaro? Io non ce l'avevo, non è mio! Certo che non è tuo, l'hai rubato! No, no! Quali altre prove vuoi ancora? Dagli quello che si merita! Devi essere impiccato! Portatelo in prigione! Ma che prigione? Bisogna ripulire il paese dagli assassini! Impicchiamolo subito! Sì, impicchiamolo! Aspettate! No! Sì. Cosa vuoi fare, Benson? Giocarti la stella per un assassino? No, certo. Lasciatemi andare! Adesso ti spediremo all'inferno! Ma non sono stato io! Lo giuro! Adesso ti farai una bella galoppa! Vendichiamo il povero Craig! Sono innocente! Lo giuro! Avanti! Molto bello! Lasciatemi! Guarda che bella! Riprenderlo, presto ai cavalli! Venite su, inseguiamolo! Avanti, inseguiamolo! Forza! Avanti, ragazzi! Consegnarti. Ho dovuto ucciderlo, è stato lui a sparare per primo. Avete visto, no? Sì, è vero. Un lavoro di meno per quelli che dovevano tirargli il collo. Hai trovato il modo di liberarti in 448 del tuo socio, eh? Su, vallo a pescare dal fiume e riportalo a Ranch. Vedrai che bella accoglienza ti farà la piccola Helen. Avanti, andiamo, ragazzi. Dandy, senti, per favore. Cosa c'è, Helen? Hai visto David? È da molte ore che è uscito. E non è ancora tornato. Helen, ho qualcosa da dirti. Che è successo? Sai quel tale, quel Jeff Clayton? Te l'avevo detto che era un tipo pericoloso. Avanti, dimmi, cosa ha fatto David?
Ti prego, rispondimi. Purtroppo è successa una cosa terribile. Non so come dirtelo. Sai, David ha avuto una lite con lui. Una lite? E Clayton l'ha ucciso. Ma sta tranquilla, Ellen. Vedrai che avrà quello che si merita. Voltati! Vigliacco, come hai potuto sparare su di un innocente? No, un momento, Ellen, ti spiegherò. Tu non sai... Sono venuta qui per vendicare mio fratello. E ti ammazzerò come un cane. Ellen! No, non muoverti! Ellen! Sono vivo, Ellen! David! David! Oh, David! Oh, grazie, mio Dio, credevo di non rivederti mai più. Abbiamo dovuto fare la commedia. È stato un po' difficile mettersi d'accordo, ma per fortuna tutto è andato a finire bene. In paese però sono tutti convinti che tu l'hai ucciso. Qui l'unica ad essere ucciso, se David non arrivava in tempo, sarei stato io. È vero, perché io stavo proprio sul punto di sparare. È dal nostro primo incontro che ci provi. Oh, io... Ti siamo grati, Jeff. Ma sì, sì. Ellen, finisci di sistemare quella fossa e mettici sopra la croce. E tu, David, sta nascosto. Sarà meglio che continui a fare il morto finché non ritorna il giudice Keystone. Ma io non ho sparato a Craig, è la pura verità. Sì, lo so, David. Ed è proprio per questo che la corda si è rotta mentre stavano per impiccarti. Ah, questo sì che significa aver mira, amico. Dove vai adesso? Beh, se non acchiappo il vero colpevole, tuo fratello dovrà passare la vita facendo il morto. E sai già chi è il colpevole? Ne ho un'idea, almeno. C'è uno che ha lasciato sulla cassaforte della banca il suo biglietto da visita. $3 solamente? Beh, purtroppo gli affari vanno male, signor. Signor? Ma come mai non è d'oro? Tu sei tanto povero che mi fai schifo. Fulgencio! Sì, padrone. Prendi, a te. Vamos! Un negozio di morti di fame, questo. Vamos, chicos! Viaggiatore dei bagagli. Forza, giù! Domando scusa per il disturbo, signor, ma una piccola sosta non fa mai male. E poi dopo, in fondo, avrete la comodità di viaggiare più leggeri. Non ti sembra, compare? Con permesso. La prego, favorisca, signora! Oh, non oserà mettere le mani su una donna, spero! Una donna mai, ma su di te subito. Coraggio, signora, vediamo cosa c'è qua. Ma com'è che viaggi senza un soldo, vecchia befana? È pericoloso giocare con la rivoltella.
Vi farò impiccare per questa rapina. Impiccare? Non contare su di me, signor. Non hai mai visto che gli impiccati tirano fuori la lingua? Io non sono così ineducato. Impiccare, sì, non impiccare. Giocare. Andiamo, signor. Non sta bene essere così cattivo. Non bisogna desiderare il male del prossimo. Vergognati. Non conosci la carità cristiana. Carraccio, in alto le mani, Carraccio. Vi ho tutti sotto il tiro del mio fucile. Buttate le armi e non muovetevi di lì. È una sporca menzogna, non fategli caso. Mi credi adesso? Porta via i tuoi uomini che gettino le armi. Sbrigati, se non vuoi avere dei dispiaceri dal tuo vecchio amico. Ah, questo sì che è buono. Chi pensava di incontrarti? Lo straniero del deserto. Vieni giù, amico. Vieni giù e dammi un abbraccio. Guarda di non muoverti di lì, se no ti buco la pancia. Ombre, d'accordo come voi, ma non è bello disturbare gli amici mentre lavorano. Fulgencio! Eccomi qua. Getta le armi. Sì, padrone. Sono tutti amici, straniero, non facevo niente di male. Ci stavamo solo spartendo queste cosette. Ah, sì, eh? Signore, questo si chiama arrivare al momento giusto. Ci ha salvato la vita. Fermo! Nessuno deve toccare quest'uomo. È stato testimone di un delitto e io sono qui appositamente per prenderlo e portarlo via con me. Scusate, signore, ma io sono il giudice del distretto. La rapina è avvenuta sul mio territorio e quindi sono io che devo nessuno deve toccarlo, giudice. Farlo via. Fermi! Troppo tardi, voglio dire la cassaforte. Te l'avevo detto io che su quella banca ci avevano già messo l'occhio, ombre. Va bene, d'accordo, ma dimmi che cosa hai visto. Ho visto che quando sono arrivato io ho trovato solo poco denaro. Quegli altri si erano preso tutto e prima avevano fatto fuori il vecchietto. Quali altri? Chi erano? Ah, quel tipo con la frusta e un altro sono entrati quando io ero già lì. Te lo giuro, è la pura verità. Jimmy, il nero e Dingus. Un'informazione molto utile, messicano della malora. E allora mi dai qualcosa in premio, amico? Vuoi avere un premio? Certo, ti darò un cavallo. Stai preparando qualche buon colpo? Eh sì, straordinario. Ho deciso di portarti a testimoniare in tribunale. Bada, straniero, che non voglio sentire queste parolacce. Se io entro in tribunale, non ne esco più. Dico, sei matto? E poi senti, il sottoscritto con la legge non è mai andato d'accordo. Hanno accusato un innocente. Se tu non testimonierai, sai che gli succederà? Non sono curioso, signor. Va a preparare il tuo cavallo. E i miei amici? Mi sai dire come farò ad avvisarli? Non si lasciano i compagni in mezzo ai pasticci. E poi non possono vivere senza di me quelli. Ah sì, impareranno. Perché passi le giornate a guardare dalla finestra? Credi che così arriverà prima? Come vorrei che tutto fosse finito. Ti capisco. Ma quando sarà finito che cosa hai intenzione di fare? Che vuoi dire, scusa? Beh, che cosa vuoi fare col nostro socio, intendo. Non ci scherzare, David. Si è imbarcato in un'impresa molto pericolosa. Hai forse paura che gli possa accadere qualcosa? Se dovessero scoprire quello che sta facendo per noi. Arriva qualcuno, presto, nasconditi. Oh, Helen, ma che cosa succede? Ti aspettavo in paese. Ho riservato all'albergo una camera per te. Grazie, Dandy, ma bisogna che resti qui. Devo dire che non mi sembra il posto più indicato per una donna sola. Non sono sola.
Prego. Ma certo che non lo sei. Se vuoi intendere che ormai la tua sicurezza è affidata a me. Beh, non è questo, veramente. Comunque, per adesso, ciò che importa è riuscire a guadagnare tempo e fare in maniera che Jimmy il Nero non mi obblighi a lasciare il ranch. Santo cielo, benedetto. Questo ranch che in fondo non ti ha dato che dispiaceri. Vuoi che ti dica una cosa? Se tu naturalmente sei d'accordo e mi autorizzi, posso vendertelo. No. Guarda che potrei ottenere un ottimo prezzo. Io, se fossi in te, ci penserei. Non posso andarmene di qui. Ma perché? Non capisco. Per David. Ma David sarebbe il primo a volere che tu te ne andassi, ne sono sicurissimo. E invece è d'accordo con me. D'accordo come su ogni altra cosa. Ne abbiamo parlato anche poco fa, perché è vivo. Che cosa? David è vivo? Clayton è stato costretto a fingere di averlo ucciso per impedire che quegli energumeni lo impiccassero. Lui lo sapeva che era innocente. Quel dannato lurido imbroglione. Ci ha giocati come cretini. E il peggio è il testimone che si trascina dietro. Se quello arriva in tribunale, siamo perduti. Chi è perduto? Io. Solo io. E per colpa sua, avvocato. Per tutti i suoi inutili scrupoli. Gliel'avevo detto. Che era pericoloso e che bisognava liquidarlo senza perdere tempo. Il tempo forse ce l'abbiamo ancora. Sta a sentire. No, non aspetterò i suoi ordini. Per spedire dritti all'inferno Clayton e il suo testimonio della malora. Ehi, Don, prepara i cavalli. Usciamo immediatamente. Bene. Oh! Questo è un buon posto. Dovranno per forza passare di qui. Appena li vedrete, date il segnale, l'urlo del coyote. E non spariamo? Solo in caso di necessità. Don vuole sistemarli lui quando passeranno nella gola. Di lì non potranno scappare. Senti, padrone, mi è venuta un'idea che mi sembra muy buena. E quale sarebbe? Vuoi assaltare un'altra banca? No, è un'idea per il tribunale. Una testimonianza scritta potrebbe andar bene lo stesso, no? Non dirmi che sai scrivere, Carrancio. Sì, magari sapessi. Però tu sei un letterato e quindi potresti... Ma cosa ti viene in mente adesso? Che tu scrivi tutto quello che vuoi e io firmo. Come firmi? Con la croce, padrone. Tutto quello che so fare. Grazie. Scordatelo. Mi preoccupa, signor. Cosa diranno quelli che hanno ucciso il vecchio quando sapranno che vengo per testimoniare? Vorranno farmi secco. A te baderò io. No, non mi convince, padrone. Beh, cosa c'è? Qualcosa che non va? Ah, per quel verso che hai sentito? Non avere paura, ombre. È soltanto un coyote. Lo so. Forza, scendi. Perché ci accampiamo qui, padrone? Ma dietro a quelle rocce laggiù si starebbe meglio, però. Ti ho detto di scendere. Attenzione! Che cosa hai da strillare adesso? E il fatto è che tu gli amici li leghi un po' troppo stretti, compare. Stai meglio così? Ai, che dolore, povero Carrancio! Piantala di fare i segnali ai tuoi amici. Ma quali amici? Ma a quelli che ci stanno seguendo a quest'ora. Il coyote non urla da queste parti. Sarà un coyote che viene da fuori. C'è una sola strada per arrivare a Creek Town. La gola del Torsen.
Ci penserà Donna a sistemarli. Comunque è meglio che non ci muoviamo di qui. Ah, questo è sicuro. Dipendi dai tuoi peccati, ma fai presto perché hai poco tempo. No! E la tua anima riposa in pace, ma all'inferno dove meriti di stare, brutto schifoso. Andiamo, cavolino bello, filiamo! C'è qualcun altro da sistemare? No, no, nessun altro. Andiamo, forza. Dovrebbe essere qui ormai. Sì, meglio tenersi pronti. Anzi, va giù tu. Sì. No, aspetta. Deve essere il segnale. Allora scendo? Sì, sì, va bene. In tribunale adesso. Ehi, Don! Che c'è? Ancora non c'è il messicano, ma Jerry ed Edward! In alto le mani! Fermi dove siete e gettate le armi! Stavate preparando un'accoglienza calorosa, novità in paese? Metteteci al corrente. Prendi le armi, Carrancio. Con molto gusto, signor. Non mi piacciono le imboscate, sono roba da banditi. Grazie, ragazzi. Saluterò da parte vostra Jimmy il Nero. Se fai tutto questo per salvare David è tempo perso. A quest'ora l'avranno già impiccato. Prega il Dio che non sia vero, finirete per far compagnia a quei due. Dove sono i vostri cavalli? Laggiù, dietro quelle rocce rosse. Vanne a prendere un paio, Carrancio. Ma avanti! Sì, ma me ne prenderò uno solo, quello che basta perché me la squaglio io. Senti, vuoi che ti stacchi la zucca? Lo so che sei veloce come il fulmine con la rivoltella, ma io mi arrancio bene quel fucile. Anche se è scarico? Ma credi proprio che non ci avessi pensato? Ma hai fregato un'altra volta! Va a prendere i cavalli! Certo, signor, subito, non crederai che me ne sarei andato sul serio. Ah, ne sono sicuro se vuoi sapere. Ah, no, fai male a non fidarti di Carrancio. Carrancio è muy bueno! I cavalli! Immediatamente vado subito, padrone. Dov'è tuo fratello? Mio fratello? È morto, lo sapete, no? Che cosa volete? Giù le mani, fermo! No, no, figliato, calma, ma scalzone! Calma. Sappiamo che vive e che è nascosto qui. Ce l'ha raccontato il vostro socio Clayton. Un tipo che non ha eccessivi scrupoli quando si trova in difficoltà. Non è possibile. L'abbiamo pagato con un cavallo e con un po' di bigliettoni di grosso taglio. No, non è possibile. Avanti, ragazzi, date un'occhiata. Thank you.
Com'è andata? Clayton e il messicano sono riusciti a cavarsi. Ma com'è possibile? Non li avete uccisi? No, sono potuti scappare. Sei un idiota. Dove si sono diretti? Non ne ho idea. Saranno andati al ranch. Speriamo che quando arrivano trovino David impiccato. Non si preoccupi, Gitano Jack lo sistemerà come si deve. Non sarebbe meglio che andassimo lì ad assicurarcene? Se è così pensieroso, perché non salta a cavallo e va lì a controllare? Io per conto mio non mi muovo. Andiamo. Ma... Dandy, hanno saputo che David è vivo e sono venuti a cercarlo. Ti prego, devi fare qualcosa. Certo, cara, vogliono impiccarlo. Non bisogna perdere tempo. Andiamo subito ad avvertire lo sceriffo. Lascia quel fucile, David. Perché non mi dai un'arma, padrone? Può darsi che ci sia baldoria. Almeno il mio coltello dammi. Cosa dicevo io, visto? Aspettavamo, Clayton. Ma sta tranquillo, avrai lo stesso un'ottima accoglienza. Avanti, portiamoli fuori. Va. Bene, amici, così invece di impiccarne uno, ne impiccheremo due. Credo che Jimmy sarà soddisfatto, ma non perdiamo tempo. Va a prendere una corda che basti per tutti e due. Volta non ci sarà nessuno che interviene a spezzare la corda e tutto andrà liscio liscio. Così si fa, caramba! Faccio ridere io, sporco messicano! Se gli torci un capello, sistemo il tuo amico, lascialo andare! Hai sentito, eh? Hai sentito come ragiona il mio capo. Facciamo uno scambio. La sua vita contro la mia. Io vado e lui viene. E tu ci fai la figura del fesso. Ed è inutile che fai la faccia feroce, capito? Non mi impressioni, baccaro! Non ti hanno imparato a non scherzare coi temperini. Guarda che io, se voglio, col coltello sono capace di scriverti nome e cognome sulla pancia. Ah! Oh!
messicano! Coraggio. Tutta questa storia non mi gusta nada, ombre. Comunque verrò in tribunale e parlerò. Grazie, amico. Bene, sempre che lasci qualcuno vivo che possa ascoltarmi. C'era un bel cavallo qui nel recinto, forse ti è sfuggito. Sì, ma è un baio. A me i baio non piacciono da quando mi hanno colto che ne rubavo uno. Ma dov'è Ele? Non lo so, era qui. Deve essere andata al paese. Come t'hanno scoperto? Qualcuno sapeva che eri vivo? Nessuno. Soltanto l'avvocato. L'avvocato. Andiamo. Dovrebbero essere già di ritorno. Vuoi che vada a vedere cosa è successo? No, no. Può darsi che abbiano bisogno di lui, mandacelo. Non preoccuparti, fra poco lo sapremo. Tu continua a tenere d'occhio la strada e non distrarti. Se vedremo apparire Gitano Jack e i suoi, tutto sarà a posto. E se invece apparirà Clayton? Allora sarà meglio che prepari le pistole. Io non ne posso più. Perché non andiamo a vedere? Che ti ha detto lo sceriffo? Che ci andava immediatamente e a quest'ora tutto sarà già risolto, vedrai. E se non fosse arrivato in tempo? Devo saperlo, io vado. No, Ellen. Oh. Tu resti qui. Aprimi immediatamente la porta. Mi dispiace, ma non la farò. Sei stata così squisitamente gentile di venirmi a trovare e ora ho intenzione di tenerti qui. Cercare Ellen. Ma attenti ad essere prudenti, non resteranno certo con le mani in mano. Nemmeno noi, però. Aspetta. Tu non venire per la strada principale. E io che cosa faccio? Cercati un buchetto ben riparato e non farti più vedere fino al momento dei funerali di Jimmy il Nero. Poi dico, non vorrei far da solo. È una questione personale, Carrancio. Hanno tentato più volte di farmi fuori. E adesso voglio offrirgli un'altra occasione. Secondo me a te manca qualche venerdì, ombre. Stanno venendo. Eccoli laggiù. Va bene. Forza. Di ritorno, Clayton. Sarei arrivato prima se non fosse stato per il grande interesse dimostrato dai tuoi uomini ad uccidere il mio amico messicano. Credevo che tu fossi soltanto un giocatore. Invece vedo che sei diventato anche un bandito. Sparo se mi sparano contro. Sto cercando Ellen. Dov'è? Al tuo posto un uomo intelligente salterebbe a cavallo e non si farebbe mai più vedere a Creektown. Chi ti ha detto che sono intelligente? Per l'ultima volta, straccione. Vuoi andartene, sì o no? No. Bravo, straniero, le hai sistemate tutte e tre. Sei riuscito a trovare Ellen? No. Eccola laggiù. Fermi dove siete. Non un altro passo o l'ammazzo. Jeff! Gettate le armi. E poi indietreggiate lentamente. Ma ricordatevi bene che a qualsiasi movimento sospetto sarà Ellen che pagherà per voi. Intesi? E tu, messicano, non credere di farmela. Getta subito quel coltello che tieni nascosto. Oh. Ah! Jeff! Jeff! Coraggio, cara. Ormai è finita. Non devi più aver paura. Ma che orrore. La colpa è stata tutta sua. Mi ha detto di gettarlo.
E così tutto è chiarito, vero Benson? Con una testimonianza così decisiva? Non è poi tanto male trattare con la legge. Nessuna novità? Niente di grosso, e ho sbrigato tutto io. Ciao, mi fa piacere, bravo Benson. Ah, giudice Keston, mi scusi se la disturbo appena arrivato, ma dovrei proprio chiederle un favore. Vorrei registrare il cambiamento di nome della mia proprietà. Ah, e dimmi, quale sarà il nome nuovo? Clayton Greenwood. Ah. Senti, ti dispiace se lo facciamo qui dentro con una birra davanti? Ho una sete del diavolo. Ma certo. Permette che lo aiuti, signor? Muy onorato, signor giudice. Grazie, buon uomo. Di che cosa? Non c'è niente da fare, padrone. Hai abboccato. All'ame sei belle fritto. I miei complimenti, ombre, ma non voglio che ti manchi il regalo del vecchio Carrancio. Guarda che cosa ti do. L'orologio di mio padre. Se l'era fatto dopo Agnus de Trabacco e di stenti e ci teneva moltissimo. No, non posso accettare, è veramente troppo. Per carità, io ti devo molto di più, straniero. Non ricordi quando nel deserto me ne andai col tuo cavallo? Sono sempre io in debito. No, io non mi ricordo di niente. Perché tu sei una brava persona e io un bandito di strada. Tienilo pure, amico mio. E non avere alcun rimorso. Solo ricordati ogni tanto di questo messicano che va in giro per il mondo. Ehi, un momento, vuoi partire subito, così? Sento il richiamo della prateria. Buona, signorita. Auguri di felicità e di tanti ragazzini in giro per il ranch. Ci vediamo, Che simpatico quel Carrancio. Si può sapere che cosa fa col mio orologio in mano, lei? Il suo orologio? Adios, amigo, adios! Adios, amiga, adios!